oggi è venerdì, Wind City Sport Weekend, nuova puntata, ospiti qui nella splendida sala Sisal Wind City di Piazza Trento 12 a Catania, il nostro contenitore sportivo che si concentra anche sul mondo delle scommesse con le quote più interessanti del weekend. Partiamo subito col sommario di oggi, apriamo con il tennis, si sta concludendo, siamo arrivati alle finali del primo torneo del Grande Slam dell'anno, l'Australian Open, tra domani e dopodomani si giocheranno appunto le finali maschili e femminili. Proseguiremo poi la nostra scaletta con il calcio, con la Serie A, la Serie B e anche uno sguardo alla Serie C. Nella seconda parte apriremo con un'intervista, quest'oggi avrò ospite un collega del mondo di Sky Sport e poi continueremo con la nostra rubrica video dal web, oggi omaggio a un grande campione del calcio che ha appena dato il suo addio ufficiale all'attività agonistica e poi continueremo con i campionati europei più importanti, andremo a vedere anche le multiple sia sul calcio italiano ma che vi suggerirò io e anche sul calcio internazionale, quelle che invece ci avete suggerito voi e chiuderemo piccola finestra sul basket, la Serie 1 maschile. Cominciamo con il tennis. Il tennis, vi dicevo, gli Australian Open, primo torneo del Grande Slam che si sta concludendo a Melbourne. Si giocherà domani la finale femminile fra Caroline Wozniacki e Simona Halep, quindi una finale abbastanza inedita tra la danese e la rumena, finale tutta europea in terra australiana. Andiamo a vedere subito quelle che sono le quote testa a testa del match. 1,70 favorita Simona Halep contro i 2,15 della Wozniacki, mentre vedete anche le quote sul set betting, la quota più bassa è il 2-0 in favore della Halep. Ma si giocherà anche la finale del torneo maschile che ha riservato tantissime sorprese, il ritiro di Nadal, così come la sconfitta di Djokovic contro Chung, il coreano che è riuscito ad arrivare in semifinale, si è arreso soltanto a un infortunio e ha fatto sì che il re Roger Federer accedesse alla finale, che giocherà contro la sorpresa Marin Cilic. Nel frattempo vediamo quelle che sono le quote del vincente Australian Open maschile. Federer quotato a 1,46, mentre il croato Cilic a 4,30, quindi strafavorito Roger Federer, che conferma una volta di più la sua classe e quanto sia ancora sulla cresta dell'onda per quel che riguarda il tennis internazionale, ovviamente a livello mondiale. Ci fermiamo qui con il tennis, vedremo quelli che poi sono gli esiti delle due finali, ma apriamo invece la pagina del calcio con la Serie A, un altro weekend ricco di appuntamenti, di partite interessanti. Si chiuderà domani sera con due delle sfide più importanti, ovvero Milan-Lazio e Roma-Sampdoria. Andiamo a vedere invece passo passo il turno che si aprirà domani alle 18 con Sassuolo-Atalanta e poi in serata la Juventus farà visita al Chievo-Verona, mentre domenica nel lunch match l'Inter sarà impegnata a Ferrara contro la Spal, poi Torino-Benevento, Crotone-Cagliari, Fiorentina-Hellas-Verona, Napoli-Bologna, Genoa-Udinese, come vi dicevo Milan-Lazio alle 18 di domenica e Roma-Sampdoria alle 20:45. Questo è il turno della Serie A, abbiamo visto anche le quote che dopo andremo a riassumere. Invece in Serie B il campionato è ripartito la scorsa settimana, così come la Serie A. Questo il programma di domani che si chiuderà lunedì: Provercelli-Ascoli, Palermo-Brescia, Venezia-Cesena, Avellino-Cremonese, Bari-Empoli, Virtus-Entella-Foggia, Parma-Novara, Carpi-Spezia, Cittadella-Frosinone chiude il turno. Ternana-Sernitana che si giocherà lunedì alle 20:30. Per quel che riguarda la Serie A vi sottoponiamo le quote di Crotone-Cagliari, match importantissimo in chiave salvezza, il Crotone favorito in casa, reduce dalla vittoria importantissima a Verona contro l'Hellas per 3-0, dicevo il Crotone favorito con una quota di 2,30, mentre si può puntare anche sull'under che ha una quota di 1,65 o anche gol quotato a 1,84, mentre l'altro match che vi segnaliamo per la Serie A è Milan-Lazio, Milan favorito con una quota di 2,40, questo è il match più equilibrato del turno. Lazio che ha raggiunto il terzo posto a discapito dell'Inter che nello scorso turno ha pareggiato in casa con la Roma 1-1, Milan favorito a 2,40, pareggio a 3,40, la vittoria della Lazio a 2,90. In questo caso vi suggeriamo la quota over a 1,80 o la quota gol a 1,63.
In Serie B scendiamo di categoria, la partita più importante del turno è Bari-Empoli, fra due squadre che puntano dritte alla promozione in Serie A o direttamente o tramite i playoff. Bari favorito con una quota di 2,25, in questo caso l'under a 1,72 può essere un suggerimento azzeccato per tutti i nostri amici scommettitori. In Serie C, piccola parentesi, si gioca un turno abbastanza importante per quel che riguarda i tre gironi, che sono comandati il girone A dal Padova, il girone A dal Livorno, il girone B dal Padova, il girone C dal Lecce, e il girone C è quello più avvincente perché vede Lecce e Catania a 4 punti, con 4 punti di distacco. Peraltro nello scorso turno il pareggio 1-1 allo stadio Via del Mare, proprio fra Lecce e Catania. E a proposito di Lecce, andiamo a vedere le quote di Rende Lecce, l'impegno dei giallorossi: l'1 del Rende a 3,30, il 2 a 2,15, Lecce chiaramente favorito. La quota dell'under a 1,65, il Rende solitamente in casa una squadra che non subisce tanti gol, il Lecce comunque invece una squadra che ne segna tanti, ma vi suggeriamo l'under a 1,65. Prima di andare in pausa, piccolissima finestra di mercato, è arrivato l'out della Chelsea su Dzeko, è la trattativa più interessante di questi giorni. Domani il giocatore bosniaco dovrà dare una risposta definitiva a Lecce, peraltro Dzeko che ha segnato mercoledì nel recupero contro la Sampdoria a Genova, il gol dell'1-1 per la Roma. Fermiamoci qui per questa prima parte, torneremo dopo, apriamo subito con l'intervento telefonico. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista, e anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte dell'appuntamento di oggi, che apriamo subito con l'intervento telefonico di una delle voci più conosciute di Sky Sport. Buongiorno Riccardo Gentile. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie, grazie della disponibilità. Parlo con te di calcio, chiaramente, diciamo tu lo vivi quotidianamente nella redazione di Sky Sport. È un campionato quest'anno, partendo appunto dalla Serie A, avvincente, sebbene adesso si sia delineata la lotta tra Napoli e Juventus, con l'Inter e la Roma che adesso sono staccate. Sì, beh, era abbastanza prevedibile secondo me, perché Napoli e Juve fin dall'inizio avevano dichiarato in qualche modo, insomma, i loro intenti, anche se per la Juve non ce n'era bisogno visto l'andamento del campionato di Serie A negli ultimi anni. Il Napoli però non ha cambiato allenatore, lavora con Sarri da 3 stagioni, non ha venduto nessuno. Questo è stato un segnale secondo me molto importante, il famoso patto scudetto anche durante il ritiro da parte della squadra di De Laurentiis, che insomma aveva deciso fin dall'inizio, anche prima dell'inizio del campionato, che questa poteva essere la stagione giusta per lottare quantomeno seriamente fino all'ultimo, cosa che il Napoli non è mai capitato, insomma, da quando è tornato in Serie A. Però l'andamento di questo campionato, almeno finora, ci dice che Napoli è assolutamente in grado di potersela giocare punto a punto, da qui secondo me fino alla fine del torneo. Ti chiedo invece, ti aspettavi questo exploit della Lazio, che addirittura sta superando, e anche meritatamente, in classifiche, anche nel gioco, nelle prestazioni, l'Inter e la Roma, che sono in una fase di calo? Si è visto anche allo scontro diretto, non sono sembrate due squadre brillantissime, forse l'Inter un po' meglio, e la Roma ha anche questa incognita Dzeko, che domani dovrà dare comunque una risposta definitiva al Chelsea. Beh,
preventivare un terzo posto in questa fase della stagione da parte della Lazio, con un distacco di 5 punti sulla Roma e davanti anche all'Inter, no, onestamente sarei disonesto se dicessi che me l'aspettavo. Era interessante capire il valore di Simone Inzaghi come allenatore, perché di solito, sai, una stagione può anche ingannare, no? Anche se fatta molto bene come quella scorsa. C'era bisogno di una conferma, soprattutto considerando che la Lazio in questa stagione gioca anche la Coppa, cosa che l'altro anno non aveva. E la conferma è arrivata, anzi, la squadra è addirittura migliorata nei punti, nei gol segnati, nei risultati. E un'altra cosa da dire, un altro fattore secondo me importante, è quello di una rosa più profonda rispetto a quello che si potesse pensare. Ancora una volta credo che Tare abbia lavorato nel modo giusto e credo anche che alcuni giocatori, altri erano molto più conosciuti, penso a Nani ovviamente, ma i vari Marusic arrivato in estate per esempio è un nome che si è subito integrato, che si è preso anche un posto da titolare, che è un'alternativa a Dusan Basta, comunque si possono vedere entrambi in campo senza grandi differenze. Questo può essere un esempio, il fatto che sia arrivato Leiva al posto di Biglia, un giocatore diverso per caratteristiche ma forse addirittura più funzionale per quello che è poi la caratteristica degli altri di centrocampo, e con grande merito secondo me la Lazio sta occupando questo posto in classifica. Sarà interessante adesso vedere il giro di ritorno, capire se durerà, quanto durerà. Però per quello che si è visto fino adesso io credo che la classifica ci dica la verità. Sì, infatti è proprio così, per quello che si è visto sul campo la classifica recita esattamente i punti maturati dalle varie squadre. Domenica alle 18 si giocherà Milan-Lazio, ti aspettavi invece qualcosa di più dal Milan che comunque è sempre in lizza per le competizioni, per le coppe, ovvero la Coppa Italia e la competizione europea che è la Coppa UEFA, poi vedremo quello che riuscirà a fare la squadra di Gattuso, ma in campionato è in chiaro ritardo. Ma forse qualcosina in più sì, nel senso che non mi aspettavo innanzitutto che venisse cambiato l'allenatore, insomma Montella l'altro anno aveva fatto il massimo, forse più del massimo per quello che era a sua disposizione. È chiaro che quando cambi così tanti giocatori non è mai facile all'inizio trovare la giusta quadratura, ed è quello che ha pagato un po' il Milan, benché abbia comunque camminato molto bene in Europa League vincendo il suo girone, però in campionato obiettivamente c'era un ritardo. È presto secondo me per dire che Gattuso è stata la scelta giusta e che il Milan ha cominciato finalmente a risalire, nel senso che ci sono dei segnali incoraggianti, questo indubbiamente, però continuo ad avere qualche riserva sulla costruzione della squadra, insomma, che è stata una costruzione molto scenografica per certi versi, ma probabilmente meno redditizia, nel senso che a volte in certi casi è meglio ripartire dal gruppo che tu hai, aggiungere 3 o 4 nomi importanti piuttosto che comprarne 10 per poi rifare una squadra, insomma è l'errore che secondo me ha commesso il Milan. Stando a quello che abbiamo visto finora, io credo che comunque, a prescindere da una risalita che c'è, che è in essere e che probabilmente continuerà, alla fine questa squadra possa ambire a un posto in Europa League, sarebbe un ottimo risultato per la partenza e anche per la differenza che c'è con Juve, Napoli, Roma, Inter e a questo punto assolutamente Lazio, perché insomma i fatti ci stanno dicendo veramente che c'è una bella differenza tra queste due squadre. Però perché? Perché siamo sempre lì, è una squadra che ha mantenuto lo stesso allenatore, che non ha cambiato tantissimo, un'ossatura già fatta, e è così che poi si creano dei gruppi, non per forza vincenti, ma dei gruppi in grado di poter ottenere dei buoni risultati. Insomma, ci vuole un po' di tempo, io credo che la fretta non porti mai buoni consigli, e purtroppo nel calcio italiano spesso la fretta la fa da padrone. Che poi è stato il difetto che ha manifestato la dirigenza del Milan. Telegraficamente, prima di chiudere, ti chiedo, dalla Serie B invece, quali sono secondo te le due squadre che verranno su direttamente, senza passare dai playoff?
Beh, insomma, il pronostico è difficile nel senso che manca ancora tutto il girone di ritorno. Io Campionato molto equilibrato, sì. Esatto, il campionato di Serie B è particolare, stravagante. Io credo una cosa, credo che per quello che si è visto nel girone d'andata, la classifica sia stata assolutamente sincera, nel senso che sia il Palermo sia il Frosinone a me sembrano aver qualcosa in più. Palermo perché insomma è tornato in B, ma ha tenuto dei giocatori importanti per una categoria come questa, dove un Nestorovski, mi viene da fare questo nome, può assolutamente far la differenza. Dall'altra Frosinone che ha cambiato poco, ha soltanto aggiunto qualcosa a un gruppo già collaudatissimo, che aveva sfiorato non a caso promozione anche la scorsa stagione, quando tu inserisci Ciano che per la B può fare la differenza, e come un Beghetto a sinistra, insomma è una squadra secondo me ricca di qualità, con un allenatore bravo, giovane, di buon senso. Queste due squadre credo siano assolutamente le più forti per quello che riguarda la rosa. Poi, come abbiamo visto in più di un'occasione, non è sempre la squadra più forte che in Serie B riesce Infatti. nell'exploit incredibile, però ti dico la verità, stavolta mi sorprenderei se una di queste due crollasse o cedesse il passo a qualcun'altra per i due posti che portano direttamente in Serie A. Perfetto, Riccardo, noi chiudiamo qui, sei stato preciso e chiaro nella tua esposizione. Spero di ritrovarti presto, intanto ti ringrazio e buon lavoro a Sky per voi e per tutta la redazione, insomma, formate un gruppo davvero straordinario. Grazie a voi, grazie mille. Dopo l'intervento del collega Riccardo Gentile di Sky Sport, continuiamo il nostro appuntamento odierno con le multiple sul calcio italiano per il momento che questa settimana ho selezionato per voi. Partiamo con la prima solo sulla Serie A con gli impegni appunto della massima serie. Vediamo in grafica l'1,33, l'1X di Genoa Udinese, l'1 della Fiorentina a 1,30. E do dopo l'over 2,5 di Napoli-Bologna, l'under 2,5 invece in questo caso di Crotone-Cagliari, come vi dicevo poc'anzi, sfida salvezza, gol, ovvero che segnano entrambe le squadre in Milan-Lazio, e il 2, interessante quota dell'Atalanta contro il Sassuolo, quota 2,15 per una quota totale di 15,87. Questo è il suggerimento sulla Serie A. Mentre se scendiamo di categoria, Serie B e anche Serie C, il suggerimento odierno è questo: Cittadella Frosinone gol, Avellino Cremonese gol, l'1 del Parma sul Novara, l'X fra Carpi e Spezia, l'over 1,5 di Mestre contro la Fermana, e poi l'1 del Catania contro la Virtus Francavilla, match che si giocherà lunedì sera in posticipo. Con questi suggerimenti noi salutiamo gli amici della radio, di Radio Studio Centrale, e procediamo con quello che è la nostra nuova rubrica che abbiamo lanciato qualche settimana fa, ovvero quella dei video dal web. Questa settimana ci concentriamo su un video omaggio a Ronaldinho Gaucho, che pochi giorni fa ha dato il suo addio ufficiale al calcio giocato, uno dei campioni brasiliani più rinomati e più forti degli ultimi decenni. Sicuramente ha scritto pagine importanti del calcio mondiale, peraltro campione del mondo nel 2002 in Corea e Giappone con il Brasile, pallone d'oro nel 2005 e addirittura FIFA World Player dell'anno nel 2004, così come nel 2005 era riuscito solo a Ronaldo vincere per 2 anni consecutivi il titolo di FIFA World Player, è anche un ex campione di una squadra italiana come il Milan, ma grande protagonista nel Barcellona, che ha saputo vincere nel mondo già negli anni tra il 2005 e il 2006, quando Ronaldinho era appunto uno dei giocatori più forti del pianeta. Omaggio appunto al campione brasiliano, che sicuramente si è fatto amare e apprezzare in giro per il mondo. Questo è il nostro spazio che abbiamo voluto dedicare a Ronaldinho Gaucho. Abbiamo parlato di calcio internazionale proprio con Ronaldinho, restiamo sul calcio internazionale e apriamo proprio con la Spagna. Abbiamo citato il Barcellona poco fa, era una delle squadre, anzi la squadra che ha dato i maggiori successi a Ronaldinho. Apriamo con il turno della Liga Spagnola di questo weekend, andiamo a vedere quelli che sono gli impegni: Deportivo La Coruña Levante, Valencia Real Madrid, Malaga Girona, Villarreal, Real Sociedad, Leganés Espanyol, Atletico Madrid Las Palmas, peraltro l'Atletico Madrid che arriva da un pareggio casalingo proprio contro il Girona, il Siviglia di Montella contro il Getafe, reduce Siviglia dalla qualificazione proprio contro l'Atletico Madrid in Coppa del Re alle semifinali, Barcellona
Alaves chiude il turno, Celta Vigo contro il Real Betis, che negli ultimi tempi ha saputo vincere anche in casa del Siviglia con un roboante 5-3. E, passiamo invece in Germania, queste le partite in programma: Colonia contro Augusta, Borussia Dortmund, Friburgo, Bayern Monaco, Hoffenheim, Bayern Monaco capolista incontrastato del campionato, Lipsia, Amburgo, Stoccarda, Schalke 04, Werder Brema, Hertha Berlino, Bayer Leverkusen, Magonza. Chiude questo turno la sfida fra Hannover e Wolfsburg. Andiamo di filata con la Ligue 1 francese. Apre il turno domani il Paris Saint-Germain contro il Montpellier, poi Guingamp-Nantes, Tolosa-Troyes, Metz-Nizza, Saint-Étienne-Caen, Angers-Amiens, Lille-Strasburgo, Bordeaux contro il Lione. La sfida più interessante è quella fra il Marsiglia e il Monaco, si giocano il secondo posto in campionato. Andiamo in Inghilterra, il weekend è contraddistinto dall'FA Cup, peraltro un torneo molto sentito in Inghilterra, addirittura al pari del campionato. Premier League, che tornerà invece nel turno infrasettimanale tra il 30 e il 31 gennaio. Queste le sfide: Swansea-Arsenal, West Ham, Crystal Palace, Huddersfield-Liverpool, Everton-Leicester City, Southampton-Brighton, Newcastle-Burnley, Chelsea-Bournemouth, Manchester City capolista contro il West Bromwich, Stoke City-Watford. Sfida sicuramente più avvincente: Tottenham contro Manchester United. Sul calcio internazionale abbiamo una proposta da segnalarvi di una nostra utente, di una nostra telespettatrice, insomma, che ci segue settimanalmente, Agata. Questo è il suggerimento che ci ha inviato: Metz Nizza, l'X2 a quota 1,33, Saint-Étienne Caen 1 a 2,02, l'uno dell'Ipsia contro l'Amburgo, gol, ovvero segno in entrambe le squadre tra Bayer Leverkusen e Magonza, stessa cosa in Valencia Real Madrid, l'over 2,5, invece di Villarreal Real Sociedad. Questo è il suggerimento per il calcio internazionale. Nel basket vediamo velocissimamente la schermata, soltanto per darvi contezza degli impegni: l'Emporio Armani Milano giocherà in casa di Varese nel derby lombardo lunedì sera, mentre Capo d'Orlando ospiterà la Granarolo Bologna, mentre Avellino si giocherà tutto contro Brescia in casa. Chiudiamo qui questo appuntamento, noi torniamo venerdì prossimo, sicuramente avremo tante altre cose di cui parlare e tanti altri sport da andare ad attenzionare. Per questo venerdì ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, alla prossima.